Io la ringrazio, signora Mogherini, per le cose che lei ha detto, per lo stile e per il ruolo che lei svolge. Penso sia utile sottolineare il senso di questa risoluzione che affronta il caso dei Marò italiani coinvolto in questo triste incidente che ha causato purtroppo due vittime. Lo voglio dire, non è e non vuole essere una risoluzione ostile verso l'India e il popolo indiano, verso il quale va il nostro sentimento di amicizia. È invece una risoluzione che chiede di trovare una soluzione equilibrata a questa vicenda che si trascina da troppo tempo. Intanto saluto anch'io positivamente la decisione della Corte indiana che ha garantito al sergente Latorre una proroga del suo soggiorno in Italia per ragioni mediche. Noi vogliamo lavorare, dunque, questo è il nostro obiettivo, per risolvere il problema seguendo alcune linee guida che riteniamo ragionevoli per superare i ritardi accumulati e le modalità di gestione del caso sin qui seguite. C'è bisogno, nel rispetto dello Stato di diritto, di lavorare per aprire una procedura arbitrale internazionale che serva a decidere sul conflitto di giurisdizione e su quale autorità è legittimata a giudicare il caso, favorendo in attesa il rientro in Italia dei due Marò. E chiediamo, nel quadro dei rapporti con l'India, che il suo ufficio possa individuare le azioni necessarie per raggiungere questi obiettivi. Noi siamo convinti e ci auguriamo che la decisione del Parlamento europeo domani potrà essere utile a questo fine. Mr. Van Orden, you have the floor. Chairman, Mrs. Presidente, signora Mogherini, il problema è che la risoluzione sul tavolo non aiuterà i Marine né faciliterà i nostri rapporti con l'India. Io rispetto il sistema giuridico.